Ciao a tutti, io sono Drain. E io sono un zorro sulle scale. Bentornati, mascherati e mascherate, ad un nuovo video di Minecraft. Allora, io adesso vado a prendere tanti materiali. E che cosa stai facendo? Sto ammirando la mia faccia, in realtà. Conta, posso fare Conta, un primo piano? Sono tentatissimo di lanciarti non di puoi, sotto. Quanto non... è profondo? Io so volare, ho l'elitra da qualche parte nell'inventario. No, cazzarola. Dove... Mentre cado me la metto. Dove ce l'abbiamo l'elitra? Ah, starà a casa. Ok, a posto. No, perché per un attimo, sai, ho pensato... Oddio no. L'abbiamo persa in una no, delle sei nostre... scemo, impazzito. Missioni suicide. Allora, che cosa facciamo oggi, Zorro? Non lo so, giriamo e appena vedo qualcosa faccio. No, oh. Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo... Dobbiamo andare dall'altra parte della montagna, insomma. Sì, l'abbiamo annunciato qualche video fa che volevamo fare una bella testa di drago nel punto... Che sputa lava. Dove stava il fiume di lava? Dall'altra parte della villa. Definisci l'altra parte della villa. Dove sto indicando adesso? Come faccio a vedere... Di là! Ma dal mio punto di vista tu stai muovendo il braccio sinistro. Eh sì, vabbè, là, dai. Le bacche sono la principale fonte di nutrimento. È la quarta, quinta, sesta volta che lo dico, ma è vero come la ma... Che c'è per cena? Zuppa di bacche. A Tuffo. Pranzo, branco arrosto, eh? Ah, da, bacche arrosto. Bacche. La, arrosto con le bacche. No, solo le bacche fatte arrosto. Ma soprattutto per cena. Bacche di bacche. Che schifo, mi viene il dia. No, in realtà è una. Siamo involontariamente vegani. Siamo diventati bacchetariani. Baccatariani, sai che mi sa che esiste da qualche parte il una definizione. Ma basta con le cretinate. Adesso fammi scavare con il mio arco. Senti, è geniale, immaginati la scena. Cosa? Io che è scavo geniale. Con l'arco? Sì, perché in realtà la terra ci passa attraverso. Nella vita reale non puoi pazzo. Scavare. Cioè, è come scavare con uno stecchino. Però se hai visto pallottole cinesi, sai che si può fare. Si può fare, quindi sì. Eccolo. Io non ho un buon senso dell'orientamento. Abbiamo trovato la cascatina. La cascata è un'enorme cascata di lava. È gigantesca, più certo. Grande mai vista. Fammi come arriviamo sopra? Non facendo c'era una scaletta. Delle scale. No, no, va fatto. Non l'abbiamo già fatta? No, io sono arrivato facendo un giro incredibile di Peppe l'altra E volta. Allora faremo. Sì, qui tu ti sei pseudo suicidato. La gente ancora si chiede perché sei vivo. Ma la vita sapete. È sopravvalutata. Ma no, non è vero, non è un messaggio positivo. La vita è importante. Non mi suicidate. Come ha fatto Zorro a sopravvivere? Semplice, è lava proof. Quindi non muoio. C'è il waterproof e il lava proof. So perfettamente che l'idea è quella di fare una piscina. Allora tu fai la testa sopra. Bravo. Che vedo è tipo una piattaforma dal mio punto di vista. Bisogna sempre cominciare da qualche cosa. Ok. Senti, ti lancio un secchio. In caso stai per morire, prendi la lava e mettila dentro così. Grazie non per il secchio. No, in realtà mi serviva per fare, cioè mi serviva per spostarla, perché così posso fare una simpaticissima piscina di lava in cui lanciare una i nostri nemici. Una villa con piscina. Una villa con piscina. No, lanciamo i nemici. Gli oppositori politici. Gli amici. Un affettuoso tuffo nella lava. Non è assolutamente una specie di camera delle torture no, all'aperto, assolutamente no. No, siamo in una democrazia. Siamo bravi noi. Sì, piove, ma la lava non si spegne. Molto... È molto giusto. Cioè, in realtà, permetti. Non so se. Brucia una cifra! Ok. Sono contento che la piova. La pioggia ti ha salvato, dai. Sono molto contento che stia piovendo. Che stupida la lava asciutta. Stupida, no. Stupida pioggia. Noi vogliamo farla in cobblestone, abbiamo deciso così. Mica siamo ricchi che ci abbiamo il quarzo. Ma io voglio fare le cose belle col quarzo, perché questo è un impero. Vabbè, ci accontentiamo. Impero romano, marmo. Per il momento ci accontentiamo delle strutture fatte così, con legno e coia, che palle! Con legno e cobblestone. Cognac. Con legno e cognac. Sai che figo, fai tipo le strutture invece di farle con materiali convenzionali, con bottiglie di legno e bottiglie di cognac. Sì, bottiglie di liquore. Non so se si dice cognac o cognac. Io dico cognac. Cognac. Cognac è brutto. Guerra civile. Dai. È un meme vecchio. Allora, io mi metto così. Sì, lo faccio in questo modo che è geometricamente non corretto. Vai. Prendi questo, geometria. Ti disprezzo. È quasi... Ok, mo sta venendo un pochino... Ha un senso. Sì, sì, cioè è gestibile. È una frustrazione incredibile il fatto... Che vuoi, pollo? È una frustrazione incredibile il fatto che non si possa... Come si dice? Spostare la lava col secchio se non andando alla sorgente. E fai, sorgente, io ti devierò. Sì, che è tipo solo un blocchetto. E quella fa, no. Non posso farlo, quindi devo per forza giocare con il posizionamento blocchi. Sta roba va riempita. Io ti dovessi dire, la testa invece sta venendo abbastanza bene. So che c'è un bel baggone incredibile. Io non sto guardando per avere la sorpresa finale. Fai bene, fai bene. So che c'è un bel baggone incredibile per aumentare la lava. E noi, che cosa? Che cosa succede attorno a me? Io ho paura di prendere fuoco. Aiuto. Ho paura di prendere fuoco. La per natura mi odia. Tipo prima perché sì. La pioggia. Ehi, mercante.
C'è un mercante. Welcome. Welcome. Che, vendo, non si dice, lauree false. Preservativi usati e molto altro ancora. Comunque ti ho droppato la luminite e sì, delle sì, cose. Fai sì, tipo dei lampioni. Non la chiamare luminite come un 2008 qualsiasi. Si chiama glowstone. Che cavolo. Oh. E che cacchio sono. Al massimo pietra luce se proprio. Perché hanno cambiato nome? Pietra luce era così figo. Era figo. Sì, la pietra luce. La pietra luce. Con... c'è la luminite. Illuminate le vostre case con la pietra luce. No, con la pietra luce è brutto. Con pietra luce sembra Enel. Tipo un abbonamento. Enel, prendi questo. Noi usiamo la pietra al tram. Attaccati al cazzo. Allora, insomma, fammi pensare. Lo metto agli angoli? Eh già. Ok, facciamo delle piccole lanterne, capito? Perché tanto, no. Perché fluttua. Tanto la lava non fa luce. Aspetta, che ho sbagliato. Ma certo. Senti, sai che dobbiamo fare appena abbiamo un secondo di tempo? No, lava, hai bruciato il mio vaso di legno. Ma piromane, me l'hai bruciata. Accidenti a te, accidenti a Minecraft mondo intero. Allora, no, stavo dicendo. Che stavo dicendo? Mi sono scordato. Non lo so, hai iniziato dicendo. Lo sai che dovremmo. Ah, sì, giusto, ci servono altri utensili perché non credo sia legittimo. Cioè, questo gioco ha un'ascia e una sì, pala. Sì, ci serve un'ascia e una pala. Non si scava con l'arco e non si taglia il legno col piccone. A meno che non sei un minatore cileno. Andiamo a disboscare. E qui li vanno a offendere, tipo in miniera, tipo col, che ne so, con l'ascia. Con l'ascia. Quanto sei figo, sei proprio nano dentro, cioè vai in sei miniera. Pazzo. Ma quella non scalpisce. Lo dici tu che non scalpisce. Vediamo un po' se te la do sulla faccia. Sì, un vero nano farebbe questo. Giocare a Dungeons and Dragons ha dato insegna. I suoi frutti. Aspetta che... sto cercando. Ora so come si sente un elettricista. Alla fine un elettricista senza una scala è anche un atleta. Sì, che palle, ho sbagliato. Vabbè, no. Vai con calma, ho dai. Ho capito, ma rompere le cose a pugni, no. Oh, sono anche sceso, là. Sì, tuffandoti. E già. Un uovo. Tada! Sembra... testa! C'è un solo piccolo problema, Zorro. Ma che hai fatto? Perché pare che gli hanno fatto una tracheotomia a questo drago. Ho vomito dalla gola. C'è il mento bucato. Cioè, io ho detto, facciamo un drago che vomita okay, lava. Dopo vado su e gli faccio vomitare la lava dalla bocca, non sì, dal buco. No, perché è orribile. Cioè, pare che è arrivato qualcuno con una specie di spillo e ha fatto... E gli ha bucato... Che cazzarola è quella roba? Ah, non lo vedo solo io, quindi. No, 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 è un cavallo morto. Ciao, cavallo Papyrus. Ciao, cavallo papà. Che cazzo? Hanno fatto il gang up. No, no, fermi, Bonnie. No, via, che cosa sono? Un cavallo. I quattro cavalieri della boca. Sono quattro. Guerra, morte, conflitto e furia. Sì, andate è Darksiders. Oh. Ma esce tra due settimane. Andate via, ragazzi. Allora, era una? No, pubblicità occulta. Madonna, ma quanto è bassa la percentuale che spawnino? Non lo so, ma è bello che sono spawnati con un fulmine. Nella casa, riorganizziamoci. Arrivo. Ma quanto sono fame, io? Corri. Arrivo. Corri. Bene, ok, siamo pronti. Col mio arco dell'armata dei mascherati senza vai, frecce. Parapà, e la mia risucchiatrice. Ti do un calcio. L'apocalisse non arriverà ya oggi. Ma ammazza la mia madonna. Mi doveva dare un po' di più, combattiamo i quattro cavalieri. I quattro della... scemi del. Le quattro checche dell'apocalisse. Regà, che tristezza. Ma super... Ma soprattutto quello tipo fatto: ti prego, basta, non mi uccidere. Noi siamo i temibili cavalieri. Vengono picchiati. Ti prego, smettila. Presente i bulli del liceo americano, no? Che sì. Ti prendono per le basta, mutande. Basta. Ti prego, basta. E noi intanto, sì, boh, sì, dacci i tuoi soldi. Oh, che bell'arco, adesso è mio. Sono tutti miei. Bene, ora dai, che abbiamo liberato. Gli hanno fatto una tracheotomia, Zorro, cioè c'è poco da discutere. Aiuto! Non rientra negli standard dell'impero dei mascherati, no, va assolutamente rivisto. Va bene, la testa però va bene, dai. Sì, dovrei guardarla da un'angolatura... Vai vicino. Come su. Sei salito? Cioè io vorrei salire. C'è la scala. E da quale parte? Ah, è lì, da quelle parti. Da quale parte? Che sei Christian De Sica. E da quelle parti. Ah, delicatissimo. E tu mi dici dove sta? Lì, e muovi oh, lo il braccio. Vedi. L'importante è che io capisca che... sei scemo e che non devo dar retta alle tue indicazioni. Oh, sul versante sinistro della montagna prima della testa di drago. Non ho capito uguale, hai reso solo le cose più complesse. Vabbè, insomma, vai dritto e poi vai davanti, dai. Va bene, ok, allora vediamo. Non è da questa parte, non è da questa. Ah, di qua? È quella, sì, che... è quella. È quella che abbiamo scavato prima. Eh sì. Io non sono salito perché facevo la cosa figa al piano terra. La cosa figa, mica la cosa figa alla testa di drago. Senti, no, è chiaro che il tuo lavoro è. Che figo, gli hai fatto gli occhi di glowstone. È ovvio che gli ho fatto gli occhi di glowstone. Fighissimo. Se non c'aveva senso. Non so, mi sembra che ci fosse una lanterna di tipo diverso, però. Tipo quelle. Aiuto, mi sono bloccato. Oggi urlo put sempre. Put the cookie down. Urlo sempre come Schwarzenegger. To the chopper. Talk to the end. Allora.
fammi vedere un pochino se... Beh, tutto sommato non è venuto malaccio. Sì, hai fatto un buon lavoro. Yeah, tra i miei draghi. Bravo, Zorro. Prossimo passo, boh.